Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola, vera e professionale. Oggi ragazzi parleremo di fortuna, come si dice in francese chance, la bonne chance, la chance, che la fortuna, cos'è la fortuna? È cieca veramente oppure noi attiriamo ciò che siamo, ciò che c'è nel nostro subconsciente, non ciò che vogliamo? Questa è la grande domanda. Bene, noi attiriamo ciò che pensiamo, ciò che siamo, ciò che è depositato nel nostro pilota automatico, nel nostro subconsciente, dalla salute ai soldi, alle relazioni, alla vita, all'esistenza, senza ma e senza se. Cosa si può fare per invertire la rotta, per cambiare i nostri schemi mentali? Subconsci significa automatici, come grattarsi, come respirare, come camminare senza pensare, senza riflettere. Come possiamo fare? Bisogna fare un'opera d'arte, ossia andare lì nel genio, nella lampada dove risiede il genio della tua lampada di Aladino e iniziare a parlarci, a convincerlo, a educarlo in ogni cosa, ok? Educarlo, convincere il tuo genio, il tuo pilota automatico, il tuo subconsciente, l'88% della tua mente, che di solito teoricamente è posizionato sulla destra, dove sono deputate le funzioni immaginifiche dell'immaginazione, dei sogni, dei desideri, delle emozioni e tutte le funzioni neurovegetative, cioè tutto ciò che riguarda circolazione del sangue, controllo del pancreas, degli organi, delle ghiandole, stanno tutte nel tuo subconsciente. La sudorazione, dove tu con la volontà non la controlli, così come non controlli nessun organo involontario, eccetera, eccetera. E così anche ciò che tu non tocchi, ciò che è come la fortuna, la chance o la sfortuna, nel caso in cui tu non riesci a capire come mai rispetto ad altri non riesci a decollare, ad uscirtene, ad attirare a te fortuna in tutti i sensi immaginabili e possibili a 360 gradi, ok? Ciò che la TV, se rifletti, ci semina dalla mattina alla sera: una bella vita, belle donne, begli uomini, belle macchine, vacanze a go-go e compagnia bella. Perché tu non riesci ad attirare la fortuna? Perché quando eri piccolino, già a 3 mesi nella pancia della mamma, quando il tuo cervello è formato come una scatola nera di un aereo, hai iniziato a registrare. Che cosa ha registrato? Tutte le cose più brutte di questa terra, tipo la vita è una merda, tutto fa schifo, non ce la faccio più, guarda questo bambino come è morto sulla spiaggia e io sto bene, tutto è peccato, mi sento in colpa. Quindi tutte queste nuvole nere che stanno nel nostro pilota automatico, nel nostro subconsciente, che cosa fanno? Impediscono di attirare a te il meglio del meglio della vita, il meglio del meglio della vita. Perché lo fa? Perché tu hai tarato il tuo termostato, come qualche guru lo definisce, a non attirare ciò che non esiste nel tuo subconsciente. Il tuo subconscio attira ciò che esiste dentro di lui, e tante volte la coscienza, che è la dogana, che cosa fa? Non è altro che una parte del subconscio che si trasforma in coscienza, che dubita, perché nel tuo subconscio esiste il dubbio. Mamma e papà, i primi che ti hanno, uno ha detto bianco, l'altro ha detto nero, sulla ricchezza, sulla salute, sui miracoli, sul potere della mente, e quindi tu sei formato in questi termini, ok? Ora, che cosa puoi fare? Puoi andare o presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la V maiuscola della tua zona, a prescindere dalla zona in cui risiedi. Ieri mi ha scritto un signore dall'Australia, mi ha chiesto: conosce qualcuno in Australia? Ho detto: vai su internet, vedi un po' se trovi, e poi i fatti parlano, non parlo certamente le mie parole, e inizia. E ti siedi dovunque tu risiedi nel mondo e inizi un percorso. Naturalmente devi chiedere che cosa vuoi della tua vita, se riguarda la tua salute, che tipo di problema, e se il professionista dell'ipnosi vera professionale ha già affrontato il tuo problema, se si tratta di problemi di soldi, anche qui, oppure di relazioni, di coppia, di amore e compagnia bella, di benessere in generale. È logico che anche nel mondo dell'ipnosi bisogna sempre capire con chi hai a che fare, perché serve capire se la persona ha già affrontato casi similari al tuo, perché è fondamentale, perché una condizione sine qua non è la parola, la suggestione mirata, mi seguo, dicono in Francia,
per ottenere effetto, non perché esistono effetti collaterali, perché non esistono, ma solo perché non spendere soldi ad minchiam, si dice in inglese. Quindi, se tu vuoi attirare la funzione, la fortuna, devi lavorare, devi e non puoi, devi lavorare, altrimenti campa cavallo e che l'elba cresce, dicono in Cina, nel tuo pilota automatico, nel tuo subconsciente, buttare via orologio, buttare via orologio, calendario, tempo nella poubelle, dicono ancora in Francia o in Canada, nella spazzatura, e ogni tanto mi escono queste parole francesi, e seguire alla lettera le istruzioni facilissime, alla prova di un nonno, di un pigro, di un idiota. Ok? Quindi tu, se non hai voglia di girare cappelle, girare santuari, puoi anche scaricarti degli audio MP3 DCS molto potenti e naturali, che unici al mondo, che trovi sul mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Seguire le istruzioni facilissime, alla prova di un nonno, alla prova di un pigro, alla prova di un idiota, e invertire la rotta. Ok, nel caso della fortuna potresti iniziare da qualsiasi audio, perché tu devi capire come sei fatto, che cosa ti manca, cosa vorresti eliminare o migliorare o cambiare. Però io partirei da ego entusiasmo, perché di solito le persone con entusiasmo attirano a sé la fortuna. Ego entusiasmo, tu sai vendere, no passato negativo, eccetera eccetera eccetera. Se tu ti fai questo cocktail di audio MP3 DCS, tu puoi dire montagna spostati, la montagna si sposterà. Puoi anche iniziare da un solo audio MP3, e questo metodo DCS funziona anche per chi non vuole essere aiutato. Chissà quanti giovani, soprattutto i giovani, sono frustrati perché la TV instilla nel subconsciente delle chimere, dei sogni quasi quasi irrealizzabili, e loro non sanno cosa fare per poterli realizzare e ottenere il top del top dalla loro vita. Per cui con gli audio MP3 DCS di autoipnosi DCS vera e professionale, un metodo unico al mondo che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills, tu puoi dire montagna spostati, la montagna si sposterà. A te soltanto la scelta. E poi rinunciare ad una colazione al giorno, sinceramente, per 30 giorni non credo che sia la fine del mondo. Ok? Fammi tutte le domande del caso, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage Ipnosi e Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi, Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino, e fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli cambia la vita. E seguimi anche su Instagram e Twitter Benessere Ipnosi, Soluzione DCS del dottor Claudio Saracino. E ricordati, conclusione delle conclusioni, attento, attenta a ciò che pensi e a ciò che dici, perché può diventare la profezia della tua vita. Sai chi diceva questa frase? Non il dottor Claudio Saracino, ma San Francesco d'Assisi nel 1100 dopo Cristo. E San Francesco d'Assisi non aveva fatto né corsi di ipnosi, non conosceva la parola ipnosi, ma conosceva il potere di questa cucuzza, di questo genio della lampada d'Aladino. Dunque, tu sei la storia che ti racconti. Se ti racconti mai attiro fortuna, mai nella mia vita arriva la persona giusta, diventa la tua profezia, perché lui, il subconscio, il tuo pilota automatico, Siri di iPhone oppure il computer di Star Trek, che realizza i tuoi sogni e non te con la coscienza che mette tutto in dubbio. Un bacio e un abbraccio dal dottor Claudio Saracino, alla prossima.